Ci avviciniamo verso la fine dell'anno e le case di gestione, le investment house, hanno iniziato a trasmettere i loro scenari per il 2021. Che cosa aspettarci a fronte soprattutto del recente cambio di outlook a livello planetario, ovviamente in forza delle notizie, tra virgolette, rassicuranti che sono arrivate da tre grandi società che appartengono a Big Pharma. Il 2021 potrebbe dare grandissime soddisfazioni a chi investe finanziariamente. Per quale motivo? Perché ci sono ormai dei segnali di cosiddetta luce in fondo al tunnel, ossia a seconda del paese di appartenenza, della nazione di appartenenza, avremo la disponibilità di una copertura vaccinale che consentirà un ritorno ad una nuova normalità che chiameremo un New Normal 2.0, perché questa fase di transizione fino a quando sarà definitivamente debellata le preoccupazioni, le paure, le ansie, le angosce del coronavirus, dovremo continuare a convivere per parecchio tempo, come sostiene la comunità scientifica. Ebbene, il 2021, proprio a fronte di questo, dovrebbe portare da una parte nuovi rischi, ma dall'altra anche tante opportunità, proprio perché assisteremo a dei fenomeni di ripresa economica che non saranno omogenei, vale a dire avremo settori economici e aree geografiche che non si muoveranno all'unisono. Pertanto sarà fondamentale avere la capacità di lettura e di analisi del mercato per andare ad inserire all'interno del proprio portafoglio delle convinzioni tematiche che daranno soddisfazione, si trasformeranno in motori di performance durante il 2021. Ne abbiamo già parlato anche in precedenza. Il decennio 2020-2030, oltre che essere tecnologicamente disruptive, ma porterà ad una crescita spaventosa di tantissimi asset class finanziari, tipicamente finanziari, proprio per il ricorso da parte dei asset manager, delle investment house, di andare a posizionare i capitali in tutto quello che potrà generare sia rivalutazione che reddito a fronte di quella che ormai è stata definita la nuova epoca dei tassi negativi, a cui hanno dato vita le politiche centrali ultra espansive, le politiche monetarie ultra espansive delle banche centrali. Vediamo in tal senso quelle che potrebbero essere i quattro temi tematici da cavalcare per il quadro che abbiamo appena delineato. Innanzitutto, in pole position dobbiamo mettere gli emerging market, ossia i paesi emergenti, con tutto il carico delle infrastrutture. Se sarà definitivamente confermato Joe Biden alla leadership statunitense, assisteremo a un cambio radicale di paradigma per quanto concerne anche i rapporti diplomatici con la Cina, che si diverranno molto più distesi e faciliteranno il dialogo. Ci sarà una convergenza in termini di politica energetica e Green Revolution tra Stati Uniti e Europa, che daranno grandissima propulsione a tutto il settore delle cosiddette energie rinnovabili, richiamando anche poi le infrastrutture. Un secondo tema, una seconda convinzione tematica è la cyber security, la sicurezza informatica, e questo fa comprendere come all'interno di quello che è tutto il settore high tech dobbiamo andare a estrapolare proprio le società che si occupano di sviluppare tutte quelle expertise, tutti quei software, tutte quelle applicazioni e anche tecnologie che consentono di difendersi nel prossimo decennio, in questo decennio, di questo nuovo modo di lavorare, interagire, comunicare e effettuare anche pagamenti che abbiamo conosciuto proprio in epoca pandemica. Non si ritornerà indietro, ma ci sarà sempre più mass adoption di sia payment online che digital payment. Infine, l'ultimo tema, che questo probabilmente deve allertare chi è particolarmente esposto in azionario high tech,
ci saranno delle operazioni di regulation nei confronti delle grandi, dei grandi player dell'high tech. Non è possibile continuare ad andare avanti con 4 o 5 grandi compagnie che di fatto, che sono tutte quante statunitensi per quanto riguarda i mercati occidentali, che di fatto ormai hanno più ingerenza, potere e capacità di influenzare i consumatori dei stessi governi. Capite benissimo di chi stiamo parlando. Queste aziende, queste conglomerate multinazionali andranno incontro a delle operazioni appunto di ridefinizione di quelle che sono le loro ASA, aree strategiche di affari, quindi verranno ridimensionate e soprattutto dovranno anche andare incontro a delle ripercussioni in termini di nuova fiscalità, nel senso che non sarà più consentito possibile prelievi fiscali che sono tutto sommato veramente molto contenuti o risibili in taluni casi in forza di una pianificazione fiscale che viene attualmente consentita per l'attuale regulation che per esempio contraddistinguono tanto gli Stati Uniti quanto anche l'Unione Europea. In descrizione link estendi di approfondimento tematico proprio alle convinzioni su cui puntare per l'inizio del 2021 per il proprio reset di portafoglio.